il digitale una risorsa per l'economia del territorio, l'innovazione passa in rete. È un argomento di estrema attualità che BCC di San Marzano di San Giuseppe ha voluto approfondire quest'oggi. Siamo con il direttore generale, il dottor Emanuele Di Palma. I tempi sono cambiati e l'innovazione è pressoché obbligatoria. Sì, oggi più che un convegno è un incontro fra chi ha nuove idee, specialmente in questi campi estremamente innovativi, e chi ha invece la produzione. Abbiamo cercato ancora una volta come banca di mettere insieme la domanda e l'offerta, questa volta però in un campo del tutto nuovo, quello del digitale. Oggi presentiamo una serie di start-up innovative che però fanno qualcosa di concreto. Un esempio per tutti, Apolit, una società che oggi presentiamo, operativa già da 2-3 anni sul territorio, che commercializza a livello nazionale e internazionale i prodotti agroalimentari della nostra zona, pugliesi. Quindi quando si parla di innovazione, quando si parla di digitale, non bisogna pensare soltanto a qualcosa che riguardi le grandi capitali o riguardi addirittura l'estero. Anche sul nostro territorio può essere una grande spinta per l'economia, anche per l'agroalimentare. Questo stiamo facendo oggi. Grandi personaggi di livello nazionale e internazionale che presentano le loro imprese, le loro idee innovative, e una platea di produttori che possono essere interessati alla vendita dei propri prodotti non solo sul territorio ma anche fuori. Umberto Galeandro, CEO Apolit. Parliamo di questa innovazione tecnologica, lo dicevamo con il direttore generale, è proprio il caso di dire il mondo è cambiato. Quali sono quegli strumenti, ecco, andiamo magari nello specifico, che possono davvero far fare il salto di quota? Allora, grazie. Intanto il convegno sarà orientato al digitale, quindi un mondo nuovo, un mondo fatto di innovazione. Noi cerchiamo in questo convegno di riunire, insomma, il vecchio modo di fare cooperazione, di fare rete, anche guardando alcuni esempi come l'azienda Maltarizzi, al nuovo, al digitale, quindi al web. In questi anni stiamo vedendo, diciamo, molte aziende affacciarsi a questo settore. Per quanto mi riguarda, io sono il titolare di un'azienda agroalimentare, appunto Apolit, e quello che vogliamo e cercheremo magari di fare in questo convegno è di lanciare, diciamo, una sfida agli imprenditori pugliesi per cercare di cooperare insieme in questo mercato davvero globale. Parlando di digitale come risorsa per l'economia del territorio, e quindi parliamo di innovazione, dall'e-commerce ai consorzi, l'innovazione passa dalla rete. Siamo con Mino Borracino, che è assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, ma anche all'innovazione. L'innovazione è indispensabile, è una realtà, un ente come la Regione deve provvedere su questo solco, in questa direzione. E questa è una delle sue deleghe assessorili. Noi puntiamo molto come assessorato allo sviluppo economico, come Regione Puglia, sul tema dell'innovazione, sugli investimenti che puntano sull'innovazione e sulla ricerca. Rispetto alla vecchia programmazione, l'attuale programmazione ha raddoppiato gli investimenti ricadenti sul tema della ricerca e dell'innovazione, passando da poco più del 18% a circa il 37%. Su circa 3 miliardi e 600 milioni di investimento che ci sono stati in questi 3 anni e mezzo abbondanti, circa 1.980.990 milioni di euro riguardano la voce ricerca e innovazione. Ci crediamo, lo abbiamo inserito all'interno dei nostri bandi di accompagnamento agli investimenti del sistema delle imprese, dalle grandi imprese alle piccole imprese. Ci crediamo anche con l'emanazione di un bando che proprio recentemente abbiamo messo a sistema sulla piattaforma digitale della Regione Puglia, InnoAid, che dà la possibilità alle imprese di investire sull'innovazione tecnologica, sulla ricerca. Ci crediamo,
con una nuova misura che vorremmo portare, un PIA innovazione rivolto alle imprese, un po' un'evoluzione della misura che attualmente abbiamo, che è Tecnonidi, per premiare quelle industrie, quelle aziende che vogliono puntare sulla ricerca e sull'innovazione. Questo per noi è un tema centrale che è unito anche ad esempio all'infrastrutturazione digitale con la rete della banda ultralarga che stiamo facendo all'interno di tutti quanti i 256 comuni pugliesi, partendo dalle zone industriali, dalle aree artigianali, dalle aree commerciali, dove per noi sarà premiale provare ad infrastrutturare quelle aree per dare un'opportunità maggiore alle nostre imprese che vogliono continuare ad investire nella nostra regione e soprattutto per essere attrattivi rispetto alle aziende che da fuori regione, da fuori nazione in molti casi arrivano nella nostra regione per poter investire.